Ciao a tutti amici, benvenuti in questa nuova puntata. Stamattina, siccome Marta doveva andare a scuola, io invece vado a kayakare da solo. E non solo kayakando, ma facendo le foto. Quindi un po' è ritornata la voglia della fotografia. Abbiamo portato il nostro obiettivo 300 mm 2.8. Per chi non fosse a conoscenza della fotografia, di queste cose, lenti, è un obiettivo molto grande, quindi spero che dal kayak riesca a fare tutto, spero di non distruggerlo. Ovviamente lo utilizzerò nella mia bellissima borsa Pelican subacquea, perché se dovesse, che so, ribaltare un'onda anomala, un'iguana, allora, e che dovesse cadere la fotocamera nell'acqua. Aspetta, cos'è questo suono? Sarà qualche corda. E niente, faremo poi un video 360 come di consueto dal kayak. Vedrete quanto è bella la mia fotocamera. Volevo partire un po' prima, proprio arrivare lì presto presto, ma purtroppo mi sono svegliato alle 6. Sono partito, adesso sono le 6:30. Allora ci si vede dalla barca. Ciao! Cosa c'era lì? C'era un maiale! Cioè, quella sarebbe stata la foto del secolo, insomma, diciamo. Sarebbe stata una bella foto. C'era lì affacciata. Comunque là, guardate, guardate! 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 Schiacciato il dito, andiamo più vicino. Foto del secolo, eh. Eccoli, eccoli lì. Ehi! Altro che pescare. Bisogna portare il fucile. Ah, dita schiacciata. Hai capito? Tutta la famiglia. Chissà gli alligatori quando trovo uno di quelli. La festa che fanno. Ah, si sono infilati in quei buchi. E chi li becca più? Adesso guardiamo le foto. Saranno tutte sfocate perché non me l'ho preparato. Dove c'è il video? Allora, vediamo. Ah, bella, bella. Il problema di questa fotocamera, questa è bella, che il mirino non è in alta risoluzione, quindi non sai mai se una foto è a fuoco o è a sfuoco. Speriamo bene, perché questa non è una foto che si fa tutti i giorni. Vabbè, comunque è un maiale. Mi dice un orso, allora sì, calmi, dicevo, calmi tutti. Però comunque non è male. La prossima volta che vedo un maiale lì dirò attenzione, che forse torno indietro. Invece questa cosa non me la son detta. Infatti lui era lì perché voleva attraversare, poi ha visto me ed è tornato indietro, no? Hai capito il maiale? Dobbiamo arrivare là, c'era l'uccello bianco, il airone. Però che cavolo, qua sono infangato. Mi
infatti in Florida bisogna sempre guardare la marea come la storia, cosa che io non guardo mai. Infatti una volta sono andato in kayak e tipo così, bello bello. Quando sono ritornato c'era la bassa marea, c'era tutto il fango, mi sono impantanato di brutto. Adesso qui non ci dovrebbero essere problemi di questo calibro. L'unico problema è che è tutto basso qui, tutto a tre mani. Ah, ce n'è uno lì dietro, andiamo lì. Per quanto riguarda la camera 360, amici che mi seguite, pochissimi, ho guardato, inizialmente ero indeciso con la Samsung, cioè stavo pensando di prendere la Samsung 360, no? A parte il discorso Samsung che fa cagare, no? Adesso voi direte, ma te la Milati, voi parlate sempre per luoghi comuni. Allora, noi abbiamo la lavatrice e l'asciugatrice e il forno microonde della Samsung e danno problemi, ho detto tutto. Infatti anche Marta, che Marta non gliene frega niente di queste cose qua, ha detto basta, Samsung, basta. Allora comunque è uscita la Garmin, c'è quell'uccello, un bellino, Ygret forse si chiama. Non vorrei, quello lì mi piace di più. La, quella della Garmin, però costa $800, quella là fa 5K il video in totale, quindi il 360 viene molto bello in attesa. E poi soprattutto deve uscire la GoPro Fusion, che io sarei molto tentato a quello. Penso che anche la GoPro quando esce costerà sui 5,99, perché intanto la GoPro si sa costa 500 la versione normale, questa è Fusion, costerà anche 6,99, però se la qualità è buona, insomma. Allora, quello però siamo un po' contro sole, c'è quello là sul palo, si può andare, ma sul palo non è che sia tanto bello, eh. A me piace più quello lì, perché lì è un po' impantanato. Ce n'è uno anche laggiù, andiamo a vedere qui. Quello è un Blue Heron. Quindi ci guarderemo con questa posizione. Ah, è andato via, ma dai, ma sì, a parte vado in quella posizione non mi piaceva neanche, troppo in alto. Poi scusa, ma dai, fisichino, non ti si può toccare. Allora andiamo all'altro palo, al palo della morte. Ci si becca dopo, ciao. Quando si mette giù sta per pigliare il pesce.